non è assolutamente finita la mega polemica che investe la Juventus sul caso plusvalenze, sul processo Prisma, su quello che è successo con col PM che ha appunto evidentemente attaccato il Ciro Santariello, che ha parlato di anti-juventinità. Abbiamo parlato oggi anche di Vincenzo Cesaro, che fa parte del collegio di garanzia del CONI, chiamato a giudicare proprio il ricorso della Juventus. Attenzione, perché è possibile vedere direttamente dal sito del CONI tutti i vari componenti. Ecco, c'è un altro componente di questo meraviglioso collegio di garanzia del CONI, che evidentemente anche qui c'è qualcuno che non la racconta giusta, diciamo così. Cioè, mi sembra chiaro e evidente che ci sono vari soggetti che non sono esattamente, diciamo, col cuore bianco-nero. Ma forse non sono neanche così tanto terzi rispetto alla vicenda, perché non è questione di essere tifosi o meno, è questione di essere terzi. Vi abbiamo raccontato della situazione legata proprio e le parole forti di Vincenzo Cesaro, che ha parlato di Agnelli, ha parlato della storia di Agnelli come non esattamente idilliaco, e vi invito anzi a vedere il video precedente per capirci qualcosa. Ma c'è un'altra novità, scopriamola, cerchiamo di analizzare il tutto con calma e cerchiamo di fare un quadro generale della situazione. Io vi ricordo come sempre di supportarci, mi raccomando, per essere costantemente aggiornati sulle notizie della Juventus, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare questo contenuto con un semplice like, perché più like arrivano ai video, più sono apprezzati, più ne arrivano al giorno, e quindi mi raccomando, se vi va, lasciate un like. E allora, nella lista dei componenti del collegio di garanzia del CONI, ripeto, chiamato a giudicare il ricorso della Juventus, ci sono vari componenti. Abbiamo detto di Vincenzo Cesaro, abbiamo detto del presidente, che sarà appunto Gabriella Palmieri Sandulli, e poi c'è un altro personaggio, l'avvocato Marcello De Luca Tamaio. E se andate a scovare in qualche modo il curriculum vitae dell'avvocato, nato a Napoli nel 48, nato a Napoli e ha studiato a Napoli. Fin qua io direi nulla di che, nel senso, finché sei di Napoli e finché magari puoi avere anche una fede calcistica napoletana, ci può anche stare, cioè... Diciamo che sarebbe meglio evitare, però va bene. Ma qua si va un po' oltre, perché tra le varie attività che scopriamo, si è occupato di diritto sportivo, prevalentemente diritto sportivo e diritto del lavoro, ha ricoperto i vari ruoli, tra cui presidente della divisione nazionale calcio A5 della FIGC, vice commissario del comitato regionale campano della Lega Nazionale Dilettanti. Ma poi quello che, diciamo, ci fa un attimo storcere il naso, diciamo così, è amministratore delegato e direttore generale della società sportiva Calcio Napoli. Calcio Napoli. Lo ripeto per essere un po' più preciso. Amministratore delegato e direttore generale della società sportiva Calcio Napoli. Avvocato Marcello De Luca Tamaio, che, ripeto, fa parte del collegio di garanzia del CONI, che sarà chiamato a giudicare la Juventus e il ricorso della Juventus. Nello stesso, diciamo, lui fa parte del collegio, fa anche parte del collegio il buono, ve l'abbiamo già raccontato, Vincenzo Cesare. Anzi, perdono, Cesaro, avevo detto bene, che si era, come vi abbiamo già raccontato, espresso in maniera non esattamente tranquilla sulla Juventus nel 2021, quando parlò di Superlega, quando parlò di riferimento alla situazione Superlega, disse: un'altra pagina squallida della storia degli Agnelli nel nostro paese. Per far fronte alla loro incapacità imprenditoriale, per decenni lo Stato li ha assistiti con ammortizzatori sociali, con politiche protezionistiche. Ha parlato anche di indebitati fino al collo, a tal punto da non poter pagare un signore da 60 milioni all'anno come Cristiano Ronaldo, il bimbo
scritto da lui, bimbo minchia Cristiano Ronaldo, che non gli ha fatto vincere l'ossessione della Champions League. Insomma, io credo che qui si stia un po' andando oltre, perché va bene tutto, ma qua siamo veramente in una situazione che va oltre tutto, oltre tutto. E francamente mi sembra tutto così, cioè ho paura che tutta questa vicenda possa scatenare una serie di polemiche che poi dopo 2-3 giorni possano finire là, perché in Italia è così, ci scandalizziamo per una roba di oggi, ma domani l'informazione ci darà altro a cui pensare e questa situazione magari passa in secondo piano. Io me l'aspetto una roba del genere, io veramente me l'aspetto e temo una roba del genere. Io veramente non ho parole. Tra l'altro, perché poi cosa succede? Succede che queste robe qui vengono giudicate da un lato in un modo, ma dall'altro lato vengono passate quasi come santi. Su Twitter, Carlo Alvino, che quest'anno sta chiaramente, si sta divertendo col suo Napoli, giustamente dopo anni di sacrifici, finalmente è il tempo del Napoli, dice: per quanto mi riguarda, da Santoriello a Santo subito è un attimo. Come vi abbiamo ridotto, che giornate meravigliose e indimenticabili. Cioè, come si fa a lodare un PM che parla di... dovrebbe essere terzo, perché chi ha studiato legge sa che è prevista terzietà nel giudicare. Probabilmente Carlo Alvino non ha studiato legge, però sarebbe prevista una roba del genere, E quando si parla di terzietà non si può parlare di io odio la Juventus e poi si giudica la Juventus. Non si può dire però purtroppo io ho firmato l'archiviazione del caso. No. E addirittura da Santoriello a Santo Subito, cioè qua siamo in un paese in cui vale veramente tutto, ormai vale veramente tutto. Tutto diventa una barzelletta, tutto diventa un gioco, quando una roba del genere in altri paesi avrebbe fatto veramente scandalo e sarebbe veramente successo qualcosa. Soprattutto quello che mi spaventa è che la Juventus fino ad ora non ha agito minimamente. Non si è proprio parlato della vicenda, o meglio non si è parlato bene, approfonditamente, nelle sedi opportune della vicenda. Spero che ciò avvenga in futuro, ma fino ad ora non è successo letteralmente nulla.